Bene, adesso al termine di questa mattinata alcuni commenti a caldo. Cominciamo proprio con un commento emerito, quello con l'avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo. Ecco, sono emersi alcuni dati molto importanti e preponderanti da questi interventi. Allora, partiamo subito dall'ultimo degli interventi, quello del professor Delfino. Il suo commento. Il professor Delfino ha trattato problematiche che sono all'attenzione di tutti, non soltanto di coloro che amano i beni culturali, ma anche e soprattutto delle strutture, dei funzionari, del Parlamento che si occupa appunto quando si occupa dei beni culturali. E sono critiche piuttosto forti che l'avvocato Delfino ha mosso alla struttura, alla burocrazia dei beni culturali, e sono critiche che possono e debbono essere condivise. Forse una accentuazione della esigenza di mantenere centralizzate alcune funzioni nel settore dei beni culturali, accentuare appunto questa esigenza di mantenere le funzioni centrali non dovrebbe essere trascurata, anche perché quando abbiamo avuto la emanazione del codice del 2004, il codice urbani dei beni culturali, nel quadriennio successivo si è stati costretti a livello parlamentare, quindi istituzionale ad altissimo livello, a modificare alcune disposizioni perché forse considerate troppo regionaliste, cioè troppo in simpatia delle regioni, del territorio, mentre mantenere alcune funzioni importantissime come sono quelle della tutela anche del bene paesaggistico a livello centrale forse garantisce una maggiore serenità e obiettività di giudizio e una minore pressione, una minore influenza delle pressioni territoriali anche a livello politico che purtroppo spesso il territorio comporta. Chiudiamo con un ulteriore commento su quello che è stato secondo me un intervento molto interessante, quello dell'avvocato Scaramucci, che ha messo un pochino in evidenza e ha accentuato anche l'importanza del patrimonio come bene culturale immateriale, e visto che siamo vicini all'Expo lo devo dire, ha citato tra i beni culturali immateriali anche le tradizioni enogastronomiche o le feste religiose, la macchina di Santa Rosa piuttosto che non altri tipi di feste di carattere folcloristico, ma non solo. Allora, siamo in vista dell'Expo, siamo all'antivigilia, stiamo per partire, inaugurare, arriveranno, sono previsti circa 20 milioni di turisti e o visitatori nel nostro paese. Cosa possiamo fare perché l'Expo non sia un semplice volano, ma poi la pista di decollo possa continuare ad essere un decollo per il nostro turismo? Beh, questo è un compito di coloro che si occupano di amministrazione attiva, un giurista difficilmente può sostituirsi a costoro. Qualche consiglio però? Quello che è importante comunque è intanto, ed è emerso anche dalla relazione dell'avvocato Delfino e questo mi ha fatto molto piacere, anche il cibo ha valore, rilevanza, pregnanza culturale, quindi l'Expo senz'altro è indirizzata e impostata su questa linea ed è bene che sia ormai è stata così ormai concretizzata questo tipo di finalità. Quello che è importante forse è che sia un'occasione anche l'Expo 15 per dare una importanza maggiore all'elemento culturale, alla valenza culturale della storia del cibo in Italia. Pensiamo soltanto che alcune fasi storiche del nostro paese sono diventate, si sono caratterizzate anche per il cambiamento di gusto, per il cambiamento di tradizioni, dalle cene, dai pranzi del Rinascimento con l'Illuminismo, che era tutto italiano e tutto addirittura dei nostri principati, si è passato con l'Illuminismo ad una maggiore attenzione per il cibo francese, e questo per questo tipo di valenze diverse che possono avere il cibo e i prodotti del nostro paese, pensiamo soltanto ai vini, è sicuramente molto importante per valorizzare come si
sta valorizzando in maniera forse diversa, esaltando meglio il Made in Italy, non soltanto per i vini ma anche per quella lotta, e questo è un problema molto più affine all'attività di un giurista, di coloro che si occupano della tutela e della repressione dei reati, le contraffazioni che in maniera così vistosa si notano all'estero senza che vi sia un intervento repressivo delle autorità che dovrebbero controllare anche i falsi nel settore culinario, che avvengono e che vengono diffusi in maniera così, così evidente, macroscopica, irritante per il nostro paese, in molte altre anche grandi nazioni. Grazie, grazie infinite. E noi adesso abbiamo ancora un ultimo intervento per chiudere questa interessante mattinata ricca di spunti.